siamo a Fiano Romano, nel cortile del castello. Sono con i Carta Bianca che si sono appena esibite su questo palco che sta alle nostre spalle. Ecco, io passo la parola a loro perché ci hanno tantissimo. Infatti, quando è finita è rimasta male, ha detto è già finito. È che adesso noi nel secondo tempo bisogna pagare il supplemento. È che adesso lei non lo sa, la signora, ma noi intervisteremo lei. Allora, cosa ne pensa di questo spettacolo? Io mi sono divertita tantissimo. Oltre a quello. Ci sono state le. Non so, tutti. Cioè, la prima, la cassa da morto è stata divertente. Divertente, ma soprattutto utile quella. All'occorrenza potrà essere riutilizzata. Il cinese, c'è uno che mette poi. Riesce a vincerla un cinese, insomma. Certo. E loro sono molto presi. Gli affari sono molto bravi. I cini partenopi non si fanno fregare nessuno. Ah no, quello no. Infatti. Io pure sono casettana, sono partenopi. È stato un piacere essere qui in questa splendida location. Infatti ringraziamo Ercole Ammiraglia che è il nuovo direttore artistico del festival. Speriamo di tornare nei prossimi anni. Sì, siamo e soprattutto contenti. Aspettiamo questo teatro che venga aperto, no? E poi se volete seguirci sulla nostra pagina I Carta Bianca potete vedere dove faremo i prossimi spettacoli e perché no venirci a vedere. Avete anche un altro repertorio, assolutamente, è un sunto tra gli spettacoli che abbiamo fatto con la regia e testi di Antonio Giuliani. Infatti che era anche qua che è stato premiato questa sera. Esattamente. Un altro di autori, appunto Maurizio Francavalli. Una battuta per fare insomma incuriosire quelli che vedranno questo video. Guarda, noi vi invitiamo a venirci a vedere, più che altro perché c'ho tre figli e sti ragazzini devono mangiare. Certo. E quella è la cosa fondamentale. Tu puoi... No, io non ho bambini, perciò non è però che... c'è la madre, eppure lei mangia bene. Se potete venire, venite, se no pazienza, insomma. No, siamo veramente contenti di aver portato una bella battuta proprio per i nostri ascoltatori su YouTube, insomma. Una cosa inedita. Ma noi ascoltatori su YouTube ci chiamano e facciamo battute, quindi non è che ci abbiamo battute per YouTube, battute per Facebook e cose varie. Noi invitiamo i YouTubers che ci stanno guardando a venire a vedere il nostro spettacolo. Ecco, e Carta Bianca. Certo. Sarete in giro per Roma e per tutta l'Italia, immagino. Per tutto il mondo, si spera, signora. Anche tutto il mondo, ok. Va bene, allora grazie per questo. Grazie a voi. Grazie a voi. Buona serata a voi. Buona serata.